strategia e si è presa in carico soprattutto il tema della colonia. Allora, assessore, due gemellaggi sono così in via di definizione con due città importanti che hanno simili intenti a quella di Fano. Sì, stiamo proponendo delle due nuove città europee che sono Gandia vicino Valencia, una città spagnola, e la città di Wieliczka in Polonia. Sono due realtà, due paesi che non ci siamo mai avvicinati, abbiamo già dei gemellaggi con la Francia, l'Inghilterra e la Germania, però anche i bandi europei e molte tematiche con soldi destinati riguardano il tema dei Balcani, di tutto l'Est e il tema anche del Mediterraneo, quindi sono due paesi per noi molto interessanti. Avete intrapreso due viaggi, due missioni, possiamo dire così, un po' esplorative, no? Esatto, l'obiettivo non è solo quello di avvicinare le amministrazioni che poi passano, ma quello di avvicinare i cittadini. Quindi sono un viaggio in pullman a fine luglio per andare in Polonia per provare a avvicinare le città e un viaggio più veloce in aereo invece in Spagna, che è una meta anche molto interessante per le scuole superiori che hanno intenzione anche di organizzarci viaggi di istituto in Spagna. Il Festival Internazionale del Brodetto che ha aperto una connessione.